We have a dream. Allora, io saluto Antonio Maggio, però prima di salutarti ti faccio salutare da Giovanni. Eccolo. Ciao, Ciao Gio, ciao. come stai? Bene, tu? Bene, benissimo. Splendido, Complimenti bellissima per... Grazie, L'avevo già sentita complimenti in Giovanni realtà, per... come sai. Grazie, complimenti a te per tutto quello che stai facendo perché... sono davvero felice quando un cantautore come me della nostra generazione, quando qualcuno di noi riesce ad alzare la voce anche da un punto di vista sociale col tuo manifesto che stai portando in giro, è veramente un motivo di orgoglio per tutta la categoria. Grazie, grazie mille. Complimenti, Gio, So, davvero. difatti, prima, durante quando abbiamo fatto le prove, mi ha parlato del tuo manifesto, no? E ha detto: oh, è una cosa bellissima il disco, il libro, eccetera. Questo manifesto del cambiamento che hai fatto, Giovanni. Quindi vi volevo far salutare. La coincidenza ha fatto sì che tu fossi esattamente nella scaletta dopo Antonio, e quindi non esistono coincidenze. Quindi vi faccio Esatto, salutare. appunto, Esatto. appunto, appunto. Ok. Avanziamo una cena a Milano, Gio, appena salgo su ti chiamo. Infatti, assolutamente. Oppure Ti aspetto. vai a trovarlo in O a Sicilia, Bologna. O o a Bologna, ci troviamo a qui a Bologna. Bologna, bello. Oppure in Andiamo Sicilia, correndo. andiamo da Modica, a Modica, no? Dove abiti? A Modica tu, Giovanni? Eh? Sì, io diciamo sono di Modica, poi vivo a Milano da 15 anni, ma... Adesso ho preso una casetta in campagna vicino a casa di mio nonno, quindi spero nel giro di un anno, un annetto circa, di avere un polmone analogico in Sicilia. Ma, no, ma la cosa bella è che prima parlavo con Antonio che mi facesse da guida se vado in Puglia, no? Quando sono andato in Sicilia, Giovanni non c'era, però avevo tutta la lista dei luoghi dove dovevo andare a mangiare, la cioccolata alla mai a prendere qui, il gelato buono lo trovi qui, cioè, avevo tutta, aveva fatto tutta la lista delle cose da vedere, da mangiare, eccetera, quindi era Eh bellissimo. beh, poi Aveva tra Puglia e Sicilia cascavi sempre bene. sì. Appunto. Ok, io saluto. Saluto Passo Antonio l'auricolare Maggio. anche ad Alessandro. Sì, saluto Antonio Maggio. Ciao. Passo l'auricolare ad Alessandro. Saluto Alessandro Quarta. Vi aspetto dal vivo, Alessandro. Reggio. Ciao, ti aspetto dal Certo, come vivo. no. Ok, ciao, ciao, ciao. Ti Ciao, Giovanni. saluto Ciao, anche. caro, ciao. Ciao, Ciao, ciao. Reggio, ciao, Gio. Ciao a Ciao, tutti. Ciao, ciao. Giovanni. Eccoti, cioè Allora, eccoti noi in realtà, io ti sento. no, Ah, eccoti. eccomi qua, Giovanni. Allora, dovete sapere che ho scoperto Giovanni paradossalmente grazie a un duetto che ha fatto con Fausto Mesolella, perché io no, sì, lo conoscevo, eccetera, però quando venne a Roxy Bar e fece questo duetto, io ho scoperto il valore di questo artista. Ritengo che quel giorno faceste anche una versione della Cura che credo che nessuno abbia più fatto meglio di te. La versione della Cura di Battiato, anche perché poi tu eri. Poi dopo ho cominciato a scoprire l'animo di Giovanni. L'animo di Giovanni ci siamo sentiti quando Franco è volato nell'altra dimensione, e allora lì ho scoperto l'animo di Giovanni. Però, ok, va bene, animo, fa belle canzoni, eccetera. Però poi ho scoperto la follia di Giovanni quando si è imbarcato in un processo di un disco che si chiama Parole, si chiama perché c'è ancora, no? Dove con degli artisti incredibili che leggevano, tra cui Patti Smith, che ne so, un regista, non mi ricordo tutti quelli che hai fatto partecipare, però Willem Dafoe, Michele Placido, Liliana Segre, eccetera. eccetera, e già lì, eccetera. Dopodiché mi ha chiamato e mi ha detto: senti, Red, io ho fatto uscire il manifesto del cambiamento, e ha cominciato a parlare, non ci ho più capito niente. Dico: fai una roba, Giovanni, fai una roba. Dico: mi mandi il materiale, tanto
andiamo in diretta, me lo racconti, però mandami il materiale. E mi ha mandato il materiale e ci ho capito ancora meno, perché eccolo lì. Il materiale è una roba che, se io vi faccio vedere la schermata, sono pieno di robe, di testimonianze, allora c'è Antonio, ma c'è, allora c'è Angionica, Manifesto del cambiamento, copertina, e vabbè, la copertina è questa. Eccola qua la copertina. Questa è la copertina, eccola qua. Questa è la copertina, adesso la faccio vedere, eccoli, dove sono tutta una serie di artisti. Dove siete qui? Perché dietro vedo un dipinto meraviglioso. Siamo nella stanza della segnatura di Raffaello, sotto la scuola di Atene di Raffaello. Abbiamo fatto una performance di 5 ore. Ci siamo chiusi lì dentro, accanto alla Cappella Sistina, praticamente per discutere di cambiamento e futuro. Se vuoi, io provo a raccontarti in No, modo no, molto no, no, semplice. no, sì, ma se arriviamo, arriviamo, ti preoccupare, arriviamo. Anche perché me lo devi raccontare e lo devi raccontare, perché ti Appunto. ripeto, quindi la copertina è la cosa più semplice, perché dopo c'è. Ma guarda, la copertina è la cosa più complicata. Ci sono voluti 8 mesi per poter scattare quella foto, So perché, benissimo come come sono immaginerai. le sovrintendenze, tutte quelle robe qui, so benissimo come sono. Quindi già lì hai fatto una cosa straordinaria. Dopodiché c'è Agorà del cambiamento, foto, va bene, foto di Giovanni Caccamo, e quella è la cosa più semplice, sono le foto. Ma vi spiego quello che c'è dentro alla cartella che mi ha mandato, no? Poi c'è grafiche social, c'è tutta una serie di robe pazzesche, manifesto, eccetera, no? Aspetta, poi dopo, no, vi dico tutto perché ragazzi, per farvi capire quanto è complicato questo progetto, dopodiché ci sono le storie. Storie del manifesto, nomi azzurro, nomi oro, nomi turchese. Che cavolo è sta roba qui? Nomi oro, nomi. Cosa. Ma no, quelle sono le grafiche. Ma no, ma. Quelle servono per le pubblicazioni social. Vedi? Queste sono le pubblicazioni che riassumono tutti i partecipanti di questo progetto. Bene, bene, bene. Quindi Andiamo. tu, la cartella che devi aprire sono opere, No, no, aspetta, aspetta. agora del Maxi cambiamento, presentazione. Muro del comunicazione. cambiamento. Cos'è il muro del cambiamento? Il muro del cambiamento è un'opera itinerante, un'installazione artistica, però secondo me se la raccontiamo così tutti diranno questi sono due matti. Ecco, No, no, ecco. no, 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 è giusto, perché tu sei matto. È giusto che dicano che sono due matti. Io sono matto ad ospitare un matto, tu sei fuori. Quando, allora, prima domanda, quanto cazzo ci hai messo a fare sta roba? Un anno e mezzo, però ogni giorno, cioè ogni giorno dalle 9 di mattina alle 9 di sera, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Ma ve lo racconto in poche parole. Andrea Camilleri ha rivolto a tutti i giovani un appello, cioè lui disse: sono molto preoccupato per il futuro, però sono sicuro che saranno i giovani a far partire un nuovo umanesimo. Quindi io decido di raccogliere questo appello e creare un disco parola di cui parlavi tu prima, in cui ogni canzone fosse ispirata a un testo di letteratura italiana o straniera o contemporanea, dichiarandone le fonti. Quindi chi ascolta il disco parola passa da un'introduzione strumentale in cui compagni di viaggio che abbiamo citato prima interpretano dei testi di Pasolini, Bufalino, Che Guevara e altri, a introduzione dei brani che sono ispirati a questi testi. Quindi quella è stata la mia risposta da artista all'appello di Andrea Camilleri che chiese ai giovani di far partire un umanesimo. Abbiamo fatto con Patti Smith un concerto meraviglioso insieme anche a Jesse Perry Smith al Maxi e in quell'attimo ho capito che in realtà la mia risposta all'appello di Camilleri non fosse sufficiente. E quindi un po', diciamo, spinto dal desiderio di restituire ai giovani una piccola parte della luce che io ho ricevuto dai miei maestri, quindi da Battiato in primis, ma anche da Liliana Segre e tutte queste anime straordinarie che ho avuto la fortuna di incontrare. E un po' per rispondere a questo appello di Camilleri e stimolare i giovani a far partire questo umanesimo, lancio un concorso di idee che si chiama Parola ai Giovani e chiedo a tutti i giovani italiani cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo? Qual è la tua parola di cambiamento? A questa risposta, a questo appello, hanno risposto migliaia di giovani tramite il web e tramite una serie di incontri in carceri, università e centri di accoglienza che ho tenuto nel corso di un anno.
E se da un lato la situazione dei giovani che ho riscontrato è una situazione preoccupante, nel senso che siamo tutti schiacciati da un velo di impossibilità, di crisi, di pandemia, di guerra, di nero, e il benessere si è trasformato paradossalmente in un inibitore di sogni e prospettive. Quindi tanti giovani non sognano più, non hanno più, diciamo, una prospettiva, una visione di futuro. Fortunatamente invece c'è un 10% di giovani che custodiscono questa meravigliosa visione e quindi ogni 100 testi che ricevevo ce n'erano 10 commoventi, straordinari. E allora ho detto, devo cercare di valorizzare il più possibile questo 10% di ragazzi che hanno ancora una visione di futuro per far sì che possano riaccendere tutti quei giovani che in questo momento invece si sono perduti. Da lì nasce l'idea di questo libro. Quindi questo libro raccoglie 60 testi di 60 giovani, tra cui un siero positivo, scrittore incredibile che racconta il suo rapporto con la malattia, ma in particolare proprio la sua vita, no? Di scrittore e talento incredibile. C'è Paola Egonu, campionessa olimpica, c'è Matteo Trapasso che ha aperto la più piccola panetteria d'Europa, insomma, tante storie. E tante visioni di futuro. Da lì, raccolte queste storie, sorge quest'idea di creare l'Agorà del cambiamento, cioè un motivo, un luogo fisico in cui tornare a incontrarci. Cioè, una delle tematiche chiave, cardine di questo progetto che i giovani sollevano è proprio il rapporto virtuale, cioè uscire dal virtuale e trovare, ritrovare delle agorà, delle piazze dove trovarsi e discutere fisicamente. E quindi da lì nasce l'idea dell'agorà del cambiamento. Ci siamo chiusi per 5 ore nella stanza della segnatura di Raffaello per scrivere una lista di valori in cui noi giovani ci riconosciamo. E poi l'ultima, diciamo, traccia di questo cammino sono le opere, cioè noi siamo convinti che non esista futuro senza radici e che quindi i giovani per edificare un futuro in evoluzione devono relazionarsi con i maestri. E allora abbiamo affidato 12 fogli in cui sono stati stampati da Loredana Menta su una vecchia Albion, con una vecchia Albion Press della metà dell'Ottocento, dei tempi di Gutenberg a caratteri mobili. 12 dei testi dei ragazzi e affidati a 12 colonne d'arte contemporanea italiana, che sono stati Arnaldo Pomodoro, Emilio Isgrò, Fabrizio Plessi, Ferdinando Scianna, Francesca Cataldi, Giulia Napoleone, Guido Strazza, Mario Ceroli, Maurizio Cattelan, Michelangelo Pistoletto, Mimmo Iodice e Mimmo Paladino, che hanno realizzato delle opere che tu hai in quella cartella con tutte queste cose qui, me ne faccio vedere alcune. E queste opere, così come il ricavato della vendita di tutto il manifesto, andrà a comporre un fondo per borse di studio a supporto di giovani sognatori con l'Andrea Bocelli Foundation. Vedi, questo è Emilio Sgro, questo è Ferdinando Scianna. Peraltro con Jonathan Bazzi, lo scrittore di cui vi parlavo prima, abbiamo fatto una bellissima presentazione a Torino al Salone del Libro, è stato incredibile. Peraltro lui ha scritto anche Febbre, che è stato questo romanzo che ha vinto. Ecco, questo è Maurizio Cattelan. Lo hai capito in modo semplice? E c'è la prefazione di Papa Francesco in questo libro. Ha scritto una lettera ai giovani, straordinaria. No, no. Cioè, io quando tu facesti parole, io ti dissi già che eri anacronistico, perché fare un concept album in questo periodo è da folli. Adesso, secondo me, tu sei da TSO obbligatorio. Cioè, nel senso che Ma guarda, in effetti mi sento un po' stanco, mi farei volentieri una. No, no, ma ti vedo stanco. Difatti, anche la lampadina che hai dietro, vedi, è spenta. È Quella spenta, sì. che tiene quella foto lì, no, quella scultura lì, cos'è la scultura? Quella lì, cos'è? Sì, questa è una scultura. Perché io amo follemente l'arte contemporanea ed è la prima scultura che ho comprato tantissimi anni fa e mi aveva commosso perché c'era quest'uomo nudo con questi slip, diciamo, con in mano questa luce
che cercava in qualche modo la luce, no? E ho detto, ma cavolo, quello sono io quando cerco di scrivere canzoni nuove, no? Di fare un progetto artistico, cerco di mettermi a nudo e trovare la luce. E questa è un'opera di Marcantonio Raimondi Malerba, che poi, insomma, negli anni ha fatto anche quelle scimmiette con le lampadine, sai? Ma secondo me questo è anche Diogene che cerca l'uomo. Sai che cercava col lanternino l'uomo, no? Certo, E sì. tu stai cercando anche tu, e difatti questa tua ricerca. Ma si accende quella lampadina? Sì, aspetta, te l'accendo. Tu hai Lodo là dietro, che peraltro ho conosciuto online qualche settimana fa ed è una persona incredibile. Guarda lì, vediamo che si accende la lampadina. Ecco, bello. Lasciala accesa. Ecco, vedi, perfetto. Comunque, sostanzialmente è un viaggio, è un volume d'orientamento. Per chiunque si trovi in un momento di impasse, leggere queste storie è salvifico. Ho tre video che mi hai mandato, che così almeno diamo un punto fermo. C'ho il video di Agorà del cambiamento. Il cambiamento. E il racconto, cosa devo mostrare? Agorà del cambiamento. Agora del cambiamento, eccolo qua. Siamo 15 in rappresentanza di migliaia di giovani italiani che con dedizione e convincimento hanno scelto di essere parte del movimento per il cambiamento, in risposta all'audace appello del maestro Andrea Camilleri, che preoccupato dal futuro ha affidato con fiducia alla nostra generazione l'arduo compito di far sorgere un nuovo umanesimo della parola. Il 21 dicembre 2022, 15 ragazzi ci siamo riuniti nella stanza della segnatura di Raffaello sotto il celebre dipinto La scuola di Atene. In questo anno Parola ai Giovani ha raccolto centinaia di proposte, di parole di cambiamento, di visioni di futuro in evoluzione. Ma era importante che le parole nate dal pensiero, dalla riflessione di ciascuno, del singolo, in solitaria, in solitudine, entrassero in relazione tra loro. Questa Agorà del cambiamento è stato un momento in cui 15, in rappresentanza di centinaia di giovani, abbiamo condiviso una visione, abbiamo danzato ognuno con le proprie idee, ognuno con le proprie identità, per cercare di porre le basi, le fondamenta, i valori, in cui noi giovani ci riconosciamo, per cercare di edificare questo futuro che tanto ci spaventa e che tanto ci attrae. Sono rimasto molto colpito dalla quantità di giovani perduti, che sono in qualche modo schiacciati dalla negatività che ci circonda, come fossimo soffocati da un telo nero, di negatività, la guerra, la pandemia. Le difficoltà economiche, sono argomenti che quotidianamente ci assillano e che ci allontanano sempre più dai sogni, dalle prospettive, dalla luce, dall'orizzonte futuro. Quello che cercheremo di fare e abbiamo cercato di fare con Parola ai Giovani è gettare una nuova luce, condividere i momenti di fallimento delle esperienze di decine di giovani che sono sempre stati l'occasione per ritrovarsi, per evolversi. Per l'Agorà del cambiamento abbiamo scelto la scuola di Atene, la stanza della segnatura di Raffaello, perché questo celebre affresco che rappresenta le sette arti liberali, il dialogo tra pensieri diversi è emblematico. In una società sempre più virtuale e frammentata è necessario tornare a trovare, ricercare delle nuove agorà, dei nuovi luoghi fisici, analogici, in cui tornare a dialogare, ad esprimersi, a confrontarsi. Parola ai Giovani è stato un viaggio straordinario, fatto di tante pagine preziose. L'Agorà del cambiamento è stato un momento indissolubile che entrerà, nella mia storia, nel mio vissuto e rimarrà per sempre in eterno. È stato possibile grazie all'interazione di decine di anime, visionarie che credono nel futuro e credono nei giovani. Voglio ringraziare di cuore gli amici di Banca IFIS perché sono stati
promotori, sostenitori dell'Agorà del Cambiamento e di Parola ai Giovani e credono nei sogni. Oggi tornare a credere nei sogni e credere nei ragazzi, nella società del futuro è sempre più urgente e determinante. Beh, sai che Tu cosa? cosa cambieresti di questa società, Red? Qual è la tua parola di cambiamento? La mia parola di cambiamento è curiosità e dubbio. Oggi i ragazzi non sono più curiosi e non si mettono più dubbi. Seguono la maggioranza, perché ieri sera abbiamo avuto un esempio di una ragazza incredibile, ne sto incontrando qualcuno. Non hanno più la curiosità, sono schiavi dell'algoritmo. Ti faccio un esempio. Ascoltano una canzone di Battiato, fai conto, se ascoltano una canzone di Battiato su un qualsiasi canale, automaticamente l'algoritmo, e qui fin qua va bene, ti mette una canzone di Caccamo perché è inerente a Battiato, ma non ti mette qualcosa che non conosci e che non è inerente a questo. Questo fa sì che tu vieni ghettizzato in una. No, non vai oltre, non scopri oltre. Io faccio sempre, vedi, un esempio, no? Di un vinile, no? Quando io compravo un vinile, qui te ne faccio vedere, che ne so, uno di Adamant, ecco, ok? Metti, compravo un vinile o compravo Parole, il tuo vinile, e tu hai fatto un concept album, lo compro perché mi piace un brano, ok? Sono incuriosito da un brano. Avendo acquistato un vinile, quando metti sulla puntina, automaticamente sei costretto ad ascoltare anche quelli dopo. Magari non ti Certo. piacciono, però lo hai comprato e dici, vediamo però. Al terzo ascolto scopri che magari la canzone per cui hai comprato il vinile è inferiore a altre che ne trovi. Questa è la curiosità. Ok? Con la musica liquida dove ascolti un brano e automaticamente ti fanno ascoltare un brano simile a quello, non c'è più questa curiosità. Inoltre Sì, certo. non c'è più il dubbio, cioè il dubbio, Bennato cantava Abbi dubbi, il dubbio è qualcosa che ti spinge a metterti continuamente in discussione. Io E mi a metto. capire quale sia il tuo pensiero, a capire chi sei Ti tendenzialmente. faccio un esempio che ti riguarda. Quando abbiamo iniziato Fiat Music, ok, io avevo una visione di te che era distorta da alcune immagini che mi erano arrivate. E ti dirò, quando mi chiamavano e mi dicevano: ah, per fare il video abbiamo dovuto portare un pianoforte per Caccamo sulle montagne, in mezzo alla neve, dice, ma che vada a fanculo, che cazzo, perché la Pippa vuole il pianoforte sulla neve, marciate fuori. Poi ti ho conosciuto e io in un attimo ho detto, cazzo, questo è forte. Cioè, questo è il cambiamento dentro di te che avviene soltanto se ti metti in discussione. Ma se io avessi mantenuto i paraocchi e avessi detto così, non ci saremmo mai conosciuti, frequentati, non ti avrei mai apprezzato, hai capito? Questo sono le cose che secondo me è il problema di oggi nei ragazzi. Però questo tuo modo di agire, non a caso si chiami Agorà, queste robe qui, è un modo di agire antico. Cioè tu stai ragionando come nell'antica Grecia. Cioè tu stai facendo un ragionamento di incontro di persone, di confronto dietro l'arte, che uno dice, ma perché dietro l'arte? Troviamoci in una stanza di albergo, No, l'arte, il casino per avere l'arte, sono tutte cose che servono tantissimo. Perché? Perché Assolutamente. se tu vai in un luogo di arte, se tu sei circondato d'arte, tu mi dici prima, dietro alle opere di Rodola, certo, ma io in tutti i miei studi, ti ricordi anche di New York, io ho sempre avuto Certo. arte, sempre, c'è arte. Io facevo fare dei quadri in diretta, cioè l'arte è una cosa importantissima. Per questo poi che nel periodo della pandemia hanno cercato di massacrare l'arte, tutta l'arte, attenzione, perché non solo hanno chiuso i concerti, hanno chiuso i teatri dove si faceva, hanno chiuso i negozi dei dischi, hanno chiuso i musei. Perché? Perché l'arte è qualcosa che ti eleva. E quindi questa tua opera è un'opera che, questo tuo manifesto del cambiamento, è un qualcosa di importantissimo, che rimane nella storia, hai capito? Cioè tu hai fatto il tuo anno e mezzo, vorrei tranquillizzare, non è stato buttato via, perché hai creato un qualcosa che rimane nella storia, Giovanni.
Io ti voglio, tanto ti ringrazio perché sono felice di raccogliere queste tue carezze sincere. E voglio dirti qual è la mia parola di cambiamento, che è stato un po' il primo anello da cui è partito tutto questo viaggio, perché naturalmente quando ho chiesto ai giovani, no, di dirmi qual è la tua parola di cambiamento, cosa cambieresti di questa società, la prima cosa che ho dovuto fare è stato pormi questa domanda, no? E la mia parola di cambiamento è gratitudine. Perché gratitudine? Ho immaginato la nostra vita come la plancia di un aereo. In questa plancia ci sono 100 pulsanti. Di questi 100 pulsanti ce ne sono ogni giorno 95 verdi e 5-6 rossi, che sono i problemi più o meno gravi della nostra quotidianità. Tutti quei sei, se avessi più soldi, se avessi quella casa, se avessi quella macchina, se quella donna mi amasse, se quell'uomo fosse mio marito. Tutte quelle condizioni che ci portano ad andare altrove e che, alle quali conferiamo la possibilità, diciamo, di trasferire nella nostra emotività una latente e costante infelicità. E quindi ci sentiamo tendenzialmente sempre insoddisfatti, alla ricerca di qualcosa che non abbiamo, che ci scivola dalle mani. Cosa è successo? Che a un certo punto, 2 anni fa, si spegne uno di quei 95 pulsanti verdi che da sempre erano stati accesi e che noi non avevamo considerato, cioè la libertà, e ci troviamo chiusi in casa a desiderare delle cose che prima erano del tutto scontate, quindi fare una passeggiata, abbracciare una persona cara, andare al ristorante. Allora abbiamo di fronte un bivio oggi, ogni giorno, cioè svegliarci e dare autorizzazione a quei 5-6 pulsanti rossi di rendere la nostra giornata una giornata rossa, oppure concentrarci sui pulsanti verdi e, dopo aver dato un nome a quelli rossi, chiudere gli occhi e dare un nome a quelli verdi. Cioè, io ho perso papà quando ero molto piccolo per un cancro, però mia madre è viva ed è uno dei pulsanti verdi della mia vita. I miei nonni sono uno dei pulsanti verdi della mia vita. Il sole è uno dei pulsanti verdi della mia vita. Chiudo gli occhi e inizio a spegnerli. Spengo mia madre. Spengo i miei nonni, spengo il sole e mi connetto all'attimo in cui io vivrò quel lutto, vivrò quella perdita e penserò come stavo meglio quando mia madre era ancora viva, quando i miei nonni erano ancora vivi, come stavo meglio quando il sole sorgeva ancora. Dopo 10 minuti di questo esercizio, di questa visualizzazione che rasenta il masochismo, quando io potrò schiacciare il tasto reset e la tastiera ritornerà come all'inizio. Quindi con tutti i pulsanti verdi e 5-6 pulsanti rossi, capirò che quei 5-6 pulsanti rossi forse hanno una valenza relativa. E l'unica cosa che effettivamente io devo fare oggi è alzare lo sguardo, fare una chiamata a mia madre, fare una chiamata ai miei nonni, alzare lo sguardo e ringraziare per un sole, il sole che esiste per tutti e che è qui, è sorto oggi anche per me. E invertire il concetto di spiritualità, cioè noi iniziamo a pregare quando lo facciamo, ognuno lo fa a modo proprio e si rivolge a chi vuole, però ci eleviamo a una verticalità solo quando abbiamo un problema che non riusciamo a gestire, cioè sta per morire qualcuno, ci sentiamo in difficoltà, siamo nei guai fino al collo, ti prego aiutami. Ma io se fossi dall'altra parte direi sì, ma tu finora dove sei stato? Allora, per me, a me la cosa che ha cambiato in questi 2 anni è stata la fede del grazie, cioè io ogni sera trovo 10-15 cose che hanno reso la mia giornata una giornata di luce, 10-15 cose per cui dire grazie. Provateci, è un esercizio semplicissimo. Al posto di rivolgere delle richieste, dire oggi ringrazio per il gelato nella gelateria preferita, questa chiacchierata con Red Ronnie, una passeggiata. Uno sguardo di un passante che si è trattenuto e che mi ha colpito. Una volta elencate queste 10-15 cose, chiudiamo gli occhi e la nostra notte sarà una notte serena. Io ne sono certo, e quindi la mia parola di cambiamento è gratitudine. Bellissimo questo tuo discorso. Io banalizzo un po' di più. Quando ero bambino soffrivo moltissimo mal di denti ed era un male molto forte, anche perché, sai, allora quando ero bambino io non è che dici vado dal dentista, ehi, capito? E io tutte le volte che avevo mal di denti, io dicevo,
Io devo ricordarmi quando non ho mal di denti e devo apprezzare il fatto di non avere mal di denti. Io Esatto. mi devo ricordare perché è così bello non avere mal di denti, ma lo capisci quando Bravo. hai mal di denti. E Come quando hai mal di qualche... stomaco e dici com'è Esatto. bello mangiare una pizza in serenità. Ecco, Esatto. ricordiamocelo però. Esatto. E difatti io quando mi trovo in momenti di difficoltà, dico solamente che sì, dico però... Non ho mal di denti, cioè proprio lo penso perché mi arriva. Dico sì, ok, cioè, è un po' come in Frankenstein, uno, no? Esatto. Potrebbe anche piovere e poi inizia a piovere, Esatto. quindi Però questo. se tu questo esercizio, appunto, un esercizio del genere di consapevolezza di luce, cioè Sì. consapevolezza di tutta la luce che noi ogni giorno riceviamo e a cui non diamo voce, è allucinante, no? E invece è straordinario. Senti. Ho altri due video tuoi da questo progetto incredibile, no? I quadri li fate un po' vedere, a parte il fatto che io cioè, non so come tu abbia fatto a mettere insieme Pistoletto, Cattelan, vabbè, insomma. Poi un giorno quando ci vediamo, perché tu meriti di sedere qui al mio posto e io lì di fronte con la telecamera e ti faccio un'intervista a lui. Quindi Ah, certo. quando tu passi per Bologna, me lo dici. E poi mi racconti tutto e me lo racconti anche molto meglio di questo, Certo. anche perché adesso io non so come, ma mi procurerò questo tuo libro che poi mi No, dedicherai, te lo spedisco, che poi mi certo. dedicherai, perché me lo voglio leggere, perché è molto, sono molto in questo, ti ripeto, questa cosa che tu hai fatto, non a caso io ho detto che lì dietro tu hai Diogene, hai capito? Non è, solo è quella scultura è Diogene che va a cercare l'uomo col lanternino, che andava in giro così, chi c'è? Cerco l'uomo. E io lo dico anche spesso, ultimamente io mi chiedo, ma dove sono gli artisti? Cioè in questo periodo di grandi difficoltà, dove sono gli artisti? E uno degli artisti sei tu, ma ce ne sono molto pochi, attenzione, Giovanni, non sono tanti gli artisti oggi, Oggi ci sono molti mestieranti, ma di artisti ce ne sono pochi. E ti dirò che gli artisti che ci sono non li vedo in televisione, però va bene così. Andiamo avanti. Allora, dunque, volevo dire, cioè io ho altri due video, il cambiamento e il racconto. Sì, allora il racconto non serve, tanto te l'ho raccontato già io. Il cambiamento è la canzone da cui tutto è partito con Patti Smith e Jesse Parry Smith. Che può essere bello ascoltare e poi dopo ti racconto due cose. Le due parole chiave sono scardinare l'arte dal fine, e c'entra Battiato, e morte. Di questo ti parlerò appena finisce il cambiamento. Subito dopo il cambiamento. As humanity faces an unknown future, we must recognize the fact that we simply cannot go back to our behavior from before. Both as solitary individuals and as a globe, we are in a time of deep reflection, and now, more than ever, we have the opportunity to reimagine our world. Just as we have the power to wound, we also have the power to heal. We can reimagine our world, and we are asking you to join us. Siamo vele in movimento, anime presenti, spazi senza tempo, nuvole nell'aria, respiri, passaggi. Culle di speranza, fra timori e pentimento, flussi di coscienza, fiori nel cemento, la libertà di scegliere il silenzio ci salva. Dai luoghi comuni, dalle scuse, dalla sete, dalla povertà delle illusioni e dalle offese, a
hai sentito quanta fame c'è nell'aria di un cambiamento? Dove siamo rimasti? Cosa abbiamo perduto? Nella fretta del tempo, nel potere del nulla, il valore di un pianto, il respiro profondo delle piccole cose. Non saremo distanti dai bisogni del mondo, perché nessuno si salva da solo. È il momento di trovare un equilibrio, di affrontare con coraggio il cambiamento la mattina dopo. Le tue scelte senza dubitare, vivi nel tuo corpo, ruga dopo ruga la bellezza si trasforma, ma tu non ti condannare alle apparenze, perché siamo portatori di un messaggio, perché in fondo siamo solo di passaggio. Hai sentito che calore c'è nell'aria e il cambiamento? Dove siamo rimasti? Cosa abbiamo perduto? Nella fretta del tempo, nel potere del nulla, il valore di un pianto, il respiro profondo delle piccole cose. Non saremo distanti dai bisogni del mondo, perché nessuno si salva da solo. È il momento di trovare un equilibrio, di affrontare con coraggio il cambiamento la mattina dopo. Io lascio sempre anche i titoli di coda perché per me sono importantissimi, quindi sì, perché non esiste opera senza mecenate, come tu mi insegni. Esatto. Infatti voglio ringraziare, il Manifesto del Cambiamento è stato possibile grazie a Treccani, grazie ai Musei Vaticani e al Maxi, ma grazie a Banca Ifis, Balsì e Alessia Zanelli che hanno supportato questa follia, insomma. No, non è una follia. Ricordati una cosa, che avere una banca o qualsiasi persona che sponsorizza un fatto di cultura è qualcosa che è importantissimo. Fra l'altro, curiosità, mi sta scrivendo Francesco Maione dicendo siete amici. Franci, esatto, aspetta, no, che è quello che ti citavo prima, che ci ha fatto conoscere, esatto, sì, che sì. Quando mi chiamava e diceva c'è un pianoforte da portare in montagna, dico, che palle sto caccamo qui che vuole il pianoforte, cioè, ma che cazzo hai voluto un pianoforte? Hanno dovuto portare, come l'hanno portato il pianoforte sulle Alpi? Sì, sì, con un gatto delle nevi. Ma scusa, posso dirti una cosa? Dai, vai. Beh, si fa un video, ok, sinestetico, in un luogo patrimonio UNESCO in cui si unisce l'arte figurativa, c'era Giovanni Robustelli che dipingeva in alta quota su una tela enorme e io che suonavo a tot migliaia di metri d'altezza, ma cioè, puoi avere una tastiera, cioè il pianoforte a coda è meraviglioso, no? Quindi è ovvio che tutte le cose belle necessitano fatica e in qualche modo anche, no, una visione, uno sforzo, però poi dopo 10 anni quando lo riguardi dici cavolo che figata. Adesso che ti conosco capisco, perché sei talmente
preciso anche nei minimi dettagli, che immaginati se non volevi il pianoforte giustamente eccetera, no? Però mi raccontava le peripezie di questa cosa qui, no? Infatti quando ha detto ma lo inviti lì a... e dico ah ma vuole il pianoforte a coda, perché lo prendiamo per il culo, hai capito? No. E quindi poi no, poi dopo un abbraccio a Francesco Maione. Tu pensa che in questi anni ci sono state tante occasioni, insomma, così, di collaborare con altri brand di auto eccetera, ma io quando qualcuno crede o ha creduto in me in momenti meno chiassosi del mio percorso, della mia carriera, poi sono grato per sempre, quindi sono rapporti umani prima di tutto. Senti, avevi promesso che dopo questo video mi avresti parlato di Battiato e di morte. Sì, esatto. Allora, perché diciamo, tu parlavi, no, di un concetto dell'arte, no, è un percorso molto vicino all'antica Grecia, no? E secondo me, sai, ci sono tante verità, tante perle di saggezza che sono state trovate e ricercate con tanta cura e di cui ci siamo dimenticati. C'è una cosa che mi ha colpito moltissimo, cioè la concezione dell'arte dei greci e dei romani. I greci e i romani, quando arrivava un'opera straordinaria al popolo, ringraziavano, facevano proprio delle feste per ringraziare il demone o il genio, il demone i greci e il genio i romani. Non ringraziavano l'artista, ok? Ringraziavano il dio che si era servito dell'artista per far arrivare questa quantità di luce al popolo. E questo, se da un certo punto di vista ridimensiona l'ego degli artisti, e ogni tanto ce ne sarebbe bisogno, dall'altro lato li protegge. Cioè, loro dicevano, nel momento in cui un artista dovesse ricevere questa chiamata, no, dovesse essere ponte di questa luce, e questa luce dovesse arrivare una volta sola, quindi dovesse creare una sola opera di successo, non significa che l'artista sia fallito dopo un tot di anni, ma significa che quell'opera ha ancora bisogno di essere raccontata, che c'è ancora bisogno di quel messaggio. E diventa una cosa bellissima, perché a quel punto tu non diventi più schiavo dei tuoi successi. I tuoi successi sono la tua missione costante fino all'ultimo giorno della tua vita, perché non sono più i tuoi. C'è una luce che ti è stata affidata e che tu devi irradiare. Questo per dire che tutto il mio cammino è stato condizionato da un'eredità che ho ricevuto da Battiato, cioè una frase. Un pomeriggio eravamo seduti sul divano e lui, dopo un tot di tempo in silenzio, mi disse: ricordati che avrai una sola strada per rimanere un uomo e un artista libero, ricordarti ogni giorno di scardinare la tua arte da ogni fine. Fa sì che la tua arte sia semplicemente lo specchio di ciò che sei, non chiederti cosa fare per avere più successo, per scalare le classifiche, quella è una gabbia d'oro. Chiediti semplicemente di cosa voglio innamorarmi nei prossimi mesi della mia vita. Quella sarà la radice del tuo prossimo lavoro artistico. Vivi d'amore e non preoccuparti del resto. E quando ti sentirai un po' triste perché le cose non vanno come tu ti aspetti, devi pensare a Bach e a Van Gogh, che sono morti, uno in un ospedale psichiatrico e l'altro deriso dalla società, senza un centesimo, senza fama, eppure hanno continuato a dipingere e a scrivere musica e rivoluzionare, senza saperlo, la musica e l'arte mondiale. E noi siamo un'unghia di questi personaggi, quindi non ci possiamo lamentare. Quindi questa è la prima cosa. Morte? Vado avanti con la morte? Certo. Non ti sento, ma comunque ho sentito sì. Ah no, scusa, mi sono mutato, perché per far sentire bene la tua voce mi muto il mio microfono. Allora, morte. Allora, in questi mesi ho cercato di trovare così una un paragone semplice, ok, che ci aiuti ad approcciarci a questa sorella, diceva San Francesco, a questo grande tema della morte. Cioè, perché ci spaventa tanto? Ci spaventa tanto perché tendenzialmente noi abbiamo la pretesa, sempre più illusi da questa società del consumo, di poter diciamo possedere tutto, il tempo, lo spazio, e quindi la morte, che non riusciamo ovviamente a possederla o a gestirla, ci spaventa.
Ma cosa rende i diamanti più preziosi del ferro? La rarità, cioè i diamanti sono più rari del ferro e quindi hanno più valore. La morte è quel passaggio che, ponendo un limite al numero infinito di giornate che noi avremo a disposizione, le trasforma da giornate di ferro a giornate di diamante. Quindi, secondo me, il problema non è la morte, che fortunatamente arriverà per tutti e ci, diciamo, immergerà in nuove dimensioni, in nuova luce. Il problema è chiederci ogni giorno: ma io in vita sono realmente vivo? Perché il problema non è la morte, è essere morti in vita. Quindi non è più il memento mori, non è ricordati che morirai, è ricordati di vivere. Ecco, quindi gratitudine e ricordiamoci di vivere. Queste sono le due cose, secondo me, da tenere nel taschino. Bello, bellissimo. Non avevo mai pensato che giorno di... sapevo di una frase molto bella che pare l'abbia detta Jim Morrison, che è: sono nato piangente mentre, piangendo mentre tutti intorno ridevano. Morirò ridendo quando tutti intorno piangeranno. Che è un... Che figata! Anche questa è bella, eh? Quindi... Molto, molto bella. Senti, ti volevo dire una cosa. Intanto io ricordo questo incredibile manifesto del cambiamento. Fra l'altro, mai come oggi stiamo attraversando un periodo di cambiamento. È un periodo importantissimo, un periodo doloroso, perché il cambiamento è sempre doloroso. Ci fa sempre l'esempio del bruco che diventa farfalla, lui è lì nel suo bozzolo, nella comfort zone. Che cavolo gliene fa di uscire, bucare e cominciare a volare, entrare nel mondo, magari c'è il pericolo, eccetera, no? Quindi il La cambiamento metamorfosi. è la metamorfosi, esatto. Cambiamento. Quindi vi ricordo questo manifesto del cambiamento, Giovanni Caccamo. Però, dunque, tu qui hai coinvolto 60 giovani, giusto? Sì, 60, sono 60 dentro il manifesto di migliaia che hanno partecipato. Ecco, tra i 60 che tu hai scelto c'è anche Luca Foll. Oh! Ciao, ciao ragazzi. Ciao Luca, Ciao, che ciao, ciao, bello! ciao, ciao. Lo sapevi che ero ospite stasera? No, un super talento lui. Sì, lui è un grande talento. Fra l'altro, dopo, se riesci a rimanere collegato, vedi anche il suo video, al limite lo vediamo insieme, gli fai un po' da coso. Allora, Luca Foll, fra l'altro, è un ragazzo, pensa, che ha postato un video nel mio canale Telegram, no? E mi ha colpito perché era un video in piano sequenza, non c'era un taglio, ed è la dimostrazione che non è che hai bisogno di avere tanti soldi per avere una bella idea e fare qualcosa di bello. Era lì, c'è tutta una ripresa unica e c'era lui che cantava questa canzone, no? E la coincidenza, questa volta non è una coincidenza, questa volta Roberta ha detto: guarda, Luca Foll, il nuovo disco, sì, io gli avevo già detto che l'avrei ospitato perché mi piaceva moltissimo il nuovo video. Dico: guarda, visto che lui è tra i 60 di Caccamo, li mettiamo vicini. Quindi Hai fatto benissimo. vi ho messo vicino. Ecco, Luca, qual è la cosa che tu hai scritto per il manifesto del cambiamento di Giovanni Caccamo? Ma intanto, guarda, ci tengo a precisare che io ho conosciuto Giovanni tramite Tered. È la prima volta che venni a Bologna, ne parlammo. Ti scrissi poi sempre riferito a Battiato, cioè questo grande amore mio di Battiato, che chiaramente Giovanni ha vissuto e vive in primissima persona. E quando io scrissi un messaggio a Giovanni, lui è stato gentilissimo intanto da rispondermi con un messaggio lungo, vocale, su Instagram. Dico che chi lo fa? Quale cantautore ad un livello, diciamo così, più alto mostra questa disponibilità? Ed è nato questo rapporto molto bello con Giovanni. Infatti, ci tengo a iniziare con questa piccola premessa e ringrazio te, Red, ringrazio Giovanni, poi perché sono nate anche collaborazioni interessanti al di là del manifesto di Parola ai Giovani. Comunque, il mio intervento, a dire la verità, è molto semplice, è molto basilare, che però nella sua semplicità in qualche modo ha colpito Giovanni e di questo ne sono veramente onorato. La parola che ho utilizzato per essere dentro questo manifesto è gentilezza. Gentilezza. Tutta rivolta verso l'empatia. Mi sentite?
Sì, forte e chiaro. Sì. Un discorso rivolto all'empatia, perché io in primis purtroppo tendo molto a autocriticarmi e l'esperienza parte da me proprio, quindi è noto che quando io stesso vivo la vita in maniera più empatica verso gli altri, la vita mi sorride. Quindi il discorso è questo, dovremmo impegnarci ad essere più empatici. A pensare che ogni persona ha una sua strada, una sua battaglia che sta attraversando e tutti quanti abbiamo degli scogli che dobbiamo superare. Dovremmo essere veramente tutti quanti più uniti. Purtroppo la società, la frenesia, soprattutto in questi anni così digitali, così basati sull'apparenza, tanto noi ci lavoriamo anche con questo tipo di estetica, ci porta a vivere in maniera frenetica, a pensare sempre a noi stessi, noi stessi, noi stessi. Dovremmo invece ogni tanto respirare e pensare al bene comune, essere più empatici. Quindi questo è il mio piccolo intervento che Giovanni ha inserito. E posso citare anche un'altra persona che tu, Redda, hai conosciuto, conosci, Matteo Trapanese, un amico, un cantautore con il quale abbiamo attraversato momenti interessanti, sempre grazie a Giovanni. È intervenuto anche lui, quindi mi fa molto piacere citarlo perché poi in questi ultimi mesi siamo diventati molto amici e ci sentiamo sempre. Quindi Matteo aprirà il concerto di Anastasio perché da un paio di mesi mi hanno affidato la direzione artistica della Fondazione Arnaldo Pomodoro, di tutta la parte culturale di eventi, e allora Matteo aprirà il 9 di giugno il concerto di Anastasio alla Fondazione Pomodoro. Luca è stato parte di una masterclass con la Fondazione Bocelli, diciamo che come fai tu, caro Red, diciamo, io cerco di creare una rete di luce anche per così mettere a disposizione per quanto possibile un po' del mio cammino con dei giovani di talento. Ma guarda, io ti dico subito che se tu hai dei giovani da segnalarmi, è un po' quello che accade poi con, ad esempio, Matteo Trapanese mi è stato segnalato da Morgan, che un giorno dice: Sì. io vengo, ma devi chiamare Matteo. Chi? No, è uno che. No, no, no. Io ho chiamato sto ragazzo che si è trovato lì, buttato lì e non sapevo niente. Così faccio con Grazie di Michele, Grazie mi suggerisce soprattutto cantautrici. Ma anche cantautori, e quindi se cioè, ormai dobbiamo creare una rete perché Esatto, sì. siamo piccoli ma potenti, perché dalla parte nostra c'è l'amore per l'arte, per la musica e per la verità, e questa è la roba che ti fa sempre vincere. Quindi, se poi mi vuoi segnalare anche qualcuno, al limite, Assolutamente. sai che cosa facciamo? Guarda, ti dico già cosa succede. Tanto tu c'hai progetti a lunga scadenza, ci hai messo un anno e mezzo a fare questo cavolo di libro, quindi immaginati te che se non hai. Quando ricomincerà il premiato circolante del Barone Rosso, ok? Facciamo uno speciale di 3 ore che si chiamerà Parole, dove tu vieni e inviti dei cantautori o delle persone, tipo Luca Fol, tipo Matteo Trapanese, Certo. e facciamo un Agora. Facciamo un agorà, facciamo un concept. Tu hai fatto un concept album, facciamo un concept program, ok? Allora. Ok. Ok.